Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho il fiatone già prima di iniziare perché ho spostato tutte le luci da questa parte e mi sono messa subito a girare, quindi ho tipo un attimo di mancamento. Oggi parliamo di vestiti. Abbiamo un po' di cosine da provare. Eccole qui. Abbiamo Hollister, Oceans Apart e Abercrombie & Fitch. E ho anche un nuovo codice sconto da condividere con voi, ve lo dico tra pochissimo. Adesso metto tutto qui per te, pensavo facesse meno rumore. E direi di iniziare subito a spacchettare le varie cosine perché sono troppo curiosa. Iniziamo da Oceans Apart e ho una brutta notizia per voi. L'audio purtroppo per questi video, almeno per adesso, rimarrà un po' così. Non si sente troppo bene, vi avevo detto che avrei cercato un microfono, ma da quanto ho capito per questa macchinetta che sto usando per girare adesso non c'è microfono. Di Oceans Apart ho un codice sconto per voi. Questo completino mi è stato inviato dal brand. Ci tengo a sottolineare, tutte le altre cose le ho acquistate con i miei soldi, ve lo volevo semplicemente dire. Di Oceans Apart da oggi potete usufruire del 35% di sconto con il codice BENCHIC35. Vi lascio comunque sempre tutto nella descrizione del video, così se siete interessati trovate tutto scritto. Io sto sudando, fa caldissimo con questo pellicciotto. Me lo metto subito, vi scriverò poi nella descrizione del video tutti i vari dettagli e i link, insomma, delle cose che sto provando. Ho scelto questo completino qui che è di un blu bellissimo, non ho niente di questo colore. Questo è uno dei loro set basic. Vediamo com'è indossato. Fatemi sapere se vi piace o no, perché è un colore che non ho mai indossato e mi piace tantissimo, però fatemi sapere voi che state da fuori come me lo vedete. Il toppino è così super semplice e le imbottiture sono quelle che si possono rimuovere. Dietro è fatto in questo modo, sia del sopra che del sotto ho una taglia S e i pantaloni mi sono attrezzata di sedia, non lo dite a nessuno, proprio perché così ci posso salire sopra e mi riesco a far vedere bene anche i pantaloni. Sono fatti in questo modo, super semplici, questo è proprio il loro set, quello basic, così bello lineare. Mi piace molto il tessuto, è bello elasticizzato, mi piace anche che sia così a vita alta perché quando mi alleno non voglio avere le vite troppo basse e starmi a preoccupare di tirarmi sui pantaloni mentre sto facendo qualcosa. Non so se lo vedrete, non è tutto liscio come qui davanti, ma qui sul lato ci sono dei piccoli disegnini, sono fatti, ci sono leggermente delle striscette in rilievo che arrivano fino a qui sotto. Passiamo ora a Hollister, che è un brand che a me piace tantissimo, non so per quale motivo, ma veramente le cose che vendono mi piacciono tantissimo. Ho fatto un ordine unico, ma mi è arrivato in due pacchetti diversi. Partiamo da questo che è più piccolino e a forma di bustina. Qui dentro ci sono dei jeans e ad essere sincera, con i jeans o con i pantaloni ho avuto un po' di difficoltà a trovare la taglia. Oddio, non ricordo se era Abercrombie o Hollister, perché erano scritte tipo in 9, 10, 11, credo siano taglie americane o forse inglesi. E non sono proprio riuscita a capire quale fosse la mia taglia. Di questi ho preso un W29, che dovrebbe essere un 41 di taglia di girovita e lunghezza 31. Sono così neri, adesso me li ricordo, mi sembrano un po' grandi, non lo so se è solo un'impressione. Sono leggermente elasticizzati, mi sarebbero piaciuti forse a vita leggermente più alta, ma la cosa che mi piaceva tantissimo era la forma a zampa d'elefante così in fondo alle caviglie e che sono un pochino aperti. Adesso me li metto così, li vediamo. Sono tristissima perché mi piacciono tantissimo, ma sono troppo larghi, cioè veramente troppo. Non pensavo di aver preso una taglia così sbagliata, ci navigo proprio dentro. Quindi mi toccherà sicuramente rimandarli indietro. Mannaggia, mi piacevano tantissimo. Fatemi sapere anche cosa vi piace di più in questo video, cosa secondo voi non mi sta bene. I prezzi non ve li dico perché ho approfittato di un paio di offerte, non mi ricordo neanche, e sono sicuramente diversi da quelli che vedete ora sul sito. Mi piacciono tantissimo, soprattutto sulla parte qui sotto. Cioè mi piacevano proprio troppissimo, così a zampa d'elefante. Mannaggia, dovrò prendere penso almeno una taglia piena più piccola, tipo se questa è 29, forse 27. Qualcuno di voi ha acquistato Hollister e sa dirmi come vestono in generale i loro jeans. A vita alta sì, ma non altissimissima. Il mio ombelico è proprio qui dove c'è il bottone. Continuiamo con i jeans, ne ho preso un altro paio e questa è una di quelle taglie che proprio non sono riuscita a capire. No, mi segna che la batteria sta morendo. Credo di aver preso la taglia 11, non ne sono sicura, c'è scritto tipo 11R,
e vediamo. Non credo che neanche questi mi andranno bene perché c'è W30L31 e sono una mezza taglia più grandi di questi. Mi piacevano tanto, cioè di quelli neri che lo sto provando adesso. Mi piacevano tantissimo perché sono fatti così, stile mom jeans. Me li provo e vediamo come sono. Questi sono ancora più larghi degli altri. Ho fatto un macello con le taglie, proprio qui ci navigo completamente. Mi piacevano da morire, sono tristissima. Questi hanno un taglio qui e sono così, vedete, un po' allarghetti. Anche sotto, cioè sono abbastanza dritti come modello e mi piaceva tantissimo questa cosa che erano un po' larghini e poi qui in vita un pochino più stretti. Sulla foto sembravano veramente carinissimi. Dato che erano super scontati, ho approfittato per prendere questi pantaloncini tipo da ciclista perché mi piacciono tantissimo le maglie t-shirt oversize, però quelle che sono a metà tra una maglietta lunga e un vestito e che vanno messe con qualcosa sotto. E speriamo che questi vadano bene, questi in che taglia li ho presi? Small, dovrei averci azzeccato. Una cosa siamo riusciti ad azzeccarla, questi sono perfetti, non sono molto carini indossati così da soli. Forse li utilizzerò anche per fare ginnastica quest'estate quando farà più caldo. Sono molto carini perché sono a vita altissimissimissima, il mio ombelico è qui per capirci. E poi mi piace perché non sono neanche troppo stretti qui sulla coscia, cioè non sono di quelli talmente stretti che fanno il segno dove c'è l'elastico. Guardate un po', mi devo mettere così. Vedete? Semplici semplici, carini. Ecco, se serve un sotto per qualche maglietta lunga li utilizzerò sicuramente. Questo vestito è molto carino ma purtroppo molto 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 trasparente. È fatto tipo di filo, leggermente spesso, mi piace tantissimo la scollatura, mi piace come è lavorato. Il problema è che mi copro qui perché non so quanto si vedrà trasparente dal video. Calcolate che ho le mutande quelle color carne taglio laser, quelle taglio vivo, non lo so, chiamatele come vi pare, e si vede anche, cioè si vedono. E forse l'unico modo in cui potrei indossarlo, dovrei provarlo con le culotte. Aspettate, con le culotte molto molto meglio, non si vede la forma delle mutande e soprattutto non si vedono le mutande. Ve lo faccio vedere anche da così, ecco, arriva fino a questo punto sopra le ginocchia. Secondo me è veramente carinissimo, però che ne dite? Lo tengo o non lo tengo? Consigliatemi se mi sta bene, se dovrei rimandarlo indietro perché magari è una di quelle cose che rischio di non mettere. Secondo me... non lo so, devo guardarmi bene allo specchio, però aspetto i vostri consigli perché è comunque un po' particolare. Però non lo so ragazzi, mi piace, che ne dite? Per il pacco di Hollister abbiamo terminato qui. Ho preso però altre cosine da Abercrombie e sono curiosissima perché non ho mai provato nulla di questo brand, però ho sentito che ultimamente hanno un po' diciamo restaurato, rinnovato il brand e hanno alzato tantissimo la qualità dei loro vestiti. Ho preso tre pezzi che sono una felpa un po' oversize, se non sbaglio ho preso anche una taglia più grande di quella solita, cioè di quella che indosso solitamente, un paio di pantaloncini e un body. Questo sono troppo curiosa di provarlo. Facciamo così, metto pantaloncini e body e poi ci proviamo sopra anche la felpa. Finalmente sono troppo contenta perché queste due cose mi piacciono non tanto ma tantissimo. Sono proprio super super contenta. Tra l'altro ragazzi, non ho fatto neanche i peli né sotto le ascelle né sulle gambe e quindi vabbè, se tante volte alzo le braccia e vedete robe strane non vi preoccupate. Allora, iniziamo dal body. Mi piace da morire. È tipo fatto così a costine, poi questo colore mi piace veramente tantissimo. L'unica cosa che avrei preferito proprio leggermente diversa è che le bretelline fossero un pelino più corte, però guardate, lo scolo dietro è fatto in questo modo e anche volendole riprendere, me le faccio magari riprendere da mia mamma, me le faccio girare leggermente così e si accorciano un pochettino. Del body ho preso una taglia S e se vi interessa ha i bottoni sotto che per me sono fondamentali perché sennò è impossibile spogliarsi tutte le volte per fare pipì. E come scollatura, come si dice, come taglio diciamo, sono taglio tipo un po' metà tra il perizoma e la brasiliana per capirci. Ovviamente non ve lo farò vedere, però se andate sul sito riuscite a vederlo. Questo se non sbaglio c'era anche di altri colori, veramente bellissimo, mi piace proprio tanto tanto
tanto e mi piace tantissimo anche il colore, mi piace come si abbina ai capelli, non credo di avere nient'altro di questo colore e sono contentissima di averlo preso. I pantaloncini, questi sono una taglia 27, non sono né troppo stretti, cioè sono quel pelino, vedete? Leggermente non lento ma comodo, che se mangiate qualcosa, se andate fuori per pranzo e leggermente lo stomaco si riempie come è normale che sia, non state lì a morire quando vi sedete. Preferisco che siano così comodi, cioè che ci riesco a passare la mano dentro, piuttosto che super stretti che veramente non riesco neanche a respirare. Salgo sulla sedia. No, oddio, come faccio a farveli vedere? In ginocchio, ecco, tada, soluzione trovata. Mi piacciono tantissimo sia il taglio, mi piace che siano a vita alta, il mio ombelico è sempre qui esattamente dietro al bottone. Mi piace tantissimo anche il taglio qui sotto, perché sono corti qui davanti, ma dietro, vedete qui, sono leggermente più lunghi. Quella cosa proprio che vi permette di non stare con il sedere di fuori quando andate in giro e che purtroppo tanti pantaloni hanno, tanti shorts hanno. Passiamo all'ultimo pezzo di oggi e ce lo proviamo proprio con gli shorts. È una felpa e questa l'ho presa nella taglia M. Era disponibile anche in S, però l'ho voluta prendere di una taglia più grande proprio per portarla un pochino più oversize, magari ecco con dei leggings o con dei pantaloni particolarmente stretti. Oppure, perché no, d'estate magari è carina anche con gli shorts per una serata in cui fa un pochino più freddo. Poi sono freddolosa da morire, infatti anche il vestito bianco, anche se è leggermente più spesso, e anche questo che non è proprio fino fino fino, per me vanno benissimo perché comunque freddolosa come sono, anche se il tessuto è più spesso, non guasta. Il colore mi piace un sacco, è tipo un grigio un po' sbiadito, di una morbidezza, ma che cos'è questa felpa? Avevo sentito infatti che le felpe di Abercrombie sono veramente fatte bene. I polsini sono fatti in questo modo, il tessuto è veramente soffice e morbidissimo. Vediamo anche com'è indossata. Io penso che da oggi ordinerò tutte le felpe sul sito di Abercrombie perché sono una roba fantastica. Il prezzo non è proprio così fantastico, nel senso che come prezzo siamo a una cosa media, cioè non sono sicuramente dei vestiti super low cost. La felpa è fatta in questo modo. Mi piace anche il fatto che l'abbia presa un pochino più larga, perché questa anche per stare dentro casa è comodissima. Come lunghezza, ecco, cade più o meno sulla lunghezza degli shorts, se la tiro proprio giù è così, ma tanto portandola non sarà mai giù così. Semplicissima, ma mi piace che sia molto versatile, ecco, da abbinare i look, da tenere dentro casa, sia morbidissima e caldissima. E l'interno è così, tutto, vedete, felpato e caldino. Ok ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, tra l'altro non porto mai cose così scollate. Devo dire che mi piacciono, forse dovrei essere un pochino più avventurosa, non mi viene il termine, però dovrei sperimentare un pochino di più anche con le cose da vestire. Fatemi sapere quali sono le cose che vi sono piaciute più all'interno di questo video, se c'è qualcosa che proprio mi sta male dovrei mandare indietro. Fatemi sapere se vi piacciono queste cose, che sono le mie preferite, se vi piace il vestito bianco. Per quanto mi riguarda, il completino di Oceans Apart mi piace un sacco, già ho tante loro cose, le utilizzo sempre quando mi alleno, sono fatte veramente benissimo, se le volete provare per me sono super approvate. Hollister, qualche problemino con i pantaloni, mi piacciono tantissimo ma forse dovrebbero stare un pochino più attenti alle taglie. Forse anch'io dovrei stare un pochino più attenta alle taglie. Abercrombie mi ha proprio soddisfatta tantissimo. Fatemi sapere anche se vorreste vedere altri video come questi, perché adesso che manderò indietro i pantaloni sicuramente li cambierò con qualcos'altro. Ho visto già un sacco di vestiti carinissimi per l'estate e fatemi sapere se volete provarli insieme. Io vi ringrazio tantissimo per avermi guardato, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimissimo nel prossimo video. Ciao!